In diagonale, l'atletica del pensiero di Giovanni Petta. Guarda come piove in diagonale, sui miei pensieri e sulle tue parole, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul mio imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Guarda come piove. Benvenuti amici di In Diagonale, benvenuti e grazie dei tanti messaggi che inviate e del confronto che cercate dopo aver ascoltato la puntata di riferimento. Sui temi delle puntate che avete già ascoltato, io ho risposto a tutti coloro che mi hanno scritto, e chi volesse trovare, diciamo così, un riferimento, un contatto con me può farlo facilmente su internet. I miei contatti sono ben visibili, quindi continuate, perché tutto ciò aiuta a immaginare che questa atletica del pensiero possa essere utile a qualcuno e a qualcosa. Io in questa puntata sulla scuola in generale, ma sul fatto che continuiamo a immaginare che i ragazzi, che i giovani siano esseri nati dal nulla, che siano esseri che vengono fuori dalla dimensione della contemporaneità. E questo non mi sembra possibile per chi vuole davvero fare un po' di atletica del pensiero e ragionare con la logica. Dunque, se c'è tanta violenza in giro, se i ragazzi stuprano le loro coetanee, se i ragazzi addirittura torturano una capretta durante la festa e un party e poi la buttano dalla finestra ridendo della morte di una capra, beh, questo vuol dire che c'è prima di tutto ciò qualcosa che non funziona, e prima di tutto ciò ci siamo noi adulti, e prima di questi giovani siamo noi che dobbiamo assumerci la responsabilità dello spazio-tempo in cui questi giovani sono nati e sono stati educati. Su questo spazio-tempo cercheremo di ragionare, nel senso che se c'è qualcosa che non funziona, proprio perché l'educazione, la formazione, l'istruzione funzionano soprattutto per l'emulazione degli adulti, da parte persino il neonato impara le tecniche di sopravvivenza emulando chi ha davanti, cioè gli adulti, e l'adolescente fa la stessa cosa. Quindi se accadono queste cose, se la violenza è così tanto frequente all'interno della nostra società, dobbiamo interrogarci, dobbiamo assolutamente interrogarci, e quindi atletica del pensiero. Generale dalla radiolina, la sento urlare ordine, disciplina, ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili, ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti, e c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadino, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio, che ne sanno, ma che ne sanno loro. E la cosa più tremenda della guerra è che è bella anche se muoiono a milioni, con i padri 7 metri sottoterra e con i figli che ci fanno le canzoni. Generale, quanto tempo che è passato, ma quando ci ripenso ancora piango, ho ancora in bocca quel sapore di bruciato, ricordo amici con la faccia in giù nel fango, e un treno che partiva pieno e che tornava vuoto, la mattina tremo quando dormo poco, sogno un cielo nero, da cui piove fuoco e un filo spinato, che mi avvolge piano e mi blocca, mi lacera, mi entra in bocca, mi soffoca, l'aria è tossica, come quando cadeva una bomba e aspettavo la prossima, e la prossima, e la prossima, e la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina, un fratello partito di prima mattina è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile, ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
C'è un articolo di Giovanni Fioravanti, formatore e dirigente scolastico, di qualche mese fa, in cui si dà una definizione dell'adulto. E l'adulto è colui che ha una sua cultura e attraverso questa gestisce la propria vita e prova a capire quella degli altri. Ora, in questa visione del mondo che si è costruita, c'è la difficoltà a capire i movimenti che possono allontanarci da questo tipo di equilibrio. Cioè, ogni disturbo ai costrutti mentali è una rottura di equilibrio, poiché i corpi viventi tendono all'equilibrio, a mantenere l'equilibrio che ritengono essere benefico per loro stessi. Ogni volta che c'è la perdita di un equilibrio di questo genere, gli sforzi sono volti a ristabilire gli equilibri stessi messi in pericolo. Ecco perché noi adulti abbiamo paura del futuro, del cambiamento. Tutto ciò che non appartiene a quanto già è stato consolidato, e ciò si potrebbe chiamare tradizione, viene vissuto con diffidenza. Ecco perché quando si avvicina a noi un ragazzo che dice «facciamo questa cosa», noi cerchiamo di smorzare ogni tipo di entusiasmo affinché quel giovane, quel bambino, quell'adolescente torni alla situazione di stasi in cui era. E in questo modo, in modo frustrando ogni tipo di dinamicità che potrebbe invece portare a qualcosa di positivo. Ma cosa c'è di più pericoloso per noi adulti, proprio in questo senso, di un giovane? Gli adulti non possono prevedere cosa sarà l'adolescente che sta crescendo sotto i loro occhi, e questo è uno dei tanti disturbi di fronte ai quali si possono trovare gli adulti, con il rischio di vedere messo in pericolo il proprio equilibrio con se stessi e col mondo circostante. Ora, in questo articolo di Giovanni Fioravanti, si dice che la natura ha dato ai mammiferi, e tra questi i primati come l'uomo, di un sistema di difesa che consiste nell'addestramento dei nuovi nati, proprio per evitare che l'equilibrio raggiunto in millenni di evoluzione sia rovinato dai nuovi arrivati. Ecco dov'è il problema. Il mondo si divide fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza e chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient'altro che violenza. Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene a prescindere dal male che mi torna, e ci sono i giorni in cui vorrei strozzare anche mia mamma. Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare, e stanotte io voglio solo respirare con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo. Io stanotte voglio stare un po' leggero. Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali e chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita. Ci sono certi giorni in cui vorrei alzare anch'io la coppa dei campioni, e poi ci sono i giorni in cui mi sento veramente il peggiore dei coglioni. Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare, e stanotte io voglio solo respirare con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo. Io stanotte voglio stare un po' leggero, con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo. Io stanotte voglio starmene sereno. Superficiale a volte non è male, anzi, spesso è così bello ridere del mio cervello. C'è un universo solo che unisce il cielo e il mare, e io stanotte voglio solo respirare. Dividere le cose è un gioco della mente, il mondo si divide inutilmente. Il mondo si divide inutilmente. E in pratica cosa dice Giovanni Fioravanti, formatore, dirigente scolastico, di questo cambiamento di cui gli adulti hanno paura? Che la natura ha dato a tutti i mammiferi, quindi anche all'uomo, un sistema di difesa che consiste nell'addestramento dei nuovi nati.
E questo serve proprio per evitare che questo equilibrio che noi abbiamo raggiunto in millenni di evoluzione venga rovinato dai nuovi arrivati. E questo processo è definito dagli uomini educazione. Con il tempo si sono costruiti luoghi e prassi che sono proprio dedicati specificamente a questo. E a un certo punto però della storia dell'umanità, che cosa è accaduto? Che le comunità sociali cambiassero più rapidamente di quanto se ne potessero rendere conto gli adulti, che sono sempre più dipendenti dal passato e non riescono a superare il susseguirsi di nuove crisi. Pensate solo, questo lo aggiungo io, a quello che abbiamo fatto nei confronti di Greta Thunberg, che a 16 anni scioperava tutti i venerdì per dirci: attenzione, stiamo andando verso un processo di decadimento di tutte quelle che sono le norme e i procedimenti di rispetto del pianeta, per cui non c'è un pianeta B, attenzione, perché possiamo arrivare rapidamente all'estinzione del genere umano. E quindi noi invece l'abbiamo presa in giro e ora ne paghiamo le conseguenze, pagheremo le conseguenze di questi 5 anni di ritardo e del fatto che ancora non ci mettiamo lì a lavorare seriamente a tutto questo. Ma Giovanni Fioravanti dice proprio questo, che non siamo stati capaci di capire i cambiamenti e la necessità di attrezzare se stessi e giovani ad affrontare le dinamiche di un'esistenza in continuo divenire, portatrice di nuovi problemi, sempre più nuovi, e di sfide inaspettate. In pratica noi siamo stati moderni, siamo stati incantati dalla nostra modernità e a questa modernità avevamo affidato il nostro equilibrio perfetto. Non ci siamo accorti, o non abbiamo voluto accorgerci, ricordatevi l'esempio di Greta Thunberg, che al posto della modernità ora c'è la postmodernità e noi ce l'avamo dentro. E intanto il sapere cambiava di statuto, come ha scritto François Lyotard. L'antico principio secondo il quale l'acquisizione del sapere è inscindibile dalla formazione dello spirito e anche della personalità cade e cadrà sempre più di senso. E quindi che cosa è successo? Che cade l'educazione come principio, cadono le sue istituzioni, cioè la famiglia e la scuola, ed è la morte dell'educazione, è la morte dei principi su cui poggia il nostro sistema scolastico, è la morte di chi ancora ritiene che il rapporto tra adulti e giovani debba fondarsi sull'educazione dei secondi e che a questo scopo siano necessarie le comunità educanti. Vedete che è un problema veramente serio, altro che mazza e panella, tutte queste stupidate che ci portiamo come retaggio del passato. La mazza non ha mai fatto i figli belli, tutt'al più la panella, ma soprattutto la verità, soprattutto la sincerità, soprattutto il rapporto umano, questo ha fatto i figli belli finora. C'è la mia ombra sul muro.
Eccomi di nuovo a voi, amici di In Diagonale, amici che avete questa ormai questa dipendenza dall'atletica del pensiero, scherzo naturalmente, ma mi fa piacere che ci sia da parte vostra questo desiderio di confrontarvi con me e di inviare questi messaggi a cui, come ben sapete, rispondo anche in maniera velocissima. Oggi stiamo parlando della responsabilità che abbiamo per quanto sta accadendo nel rilevare questa violenza sempre più frequente nei comportamenti dei ragazzi. Sta accadendo qualcosa di davvero grave, ma anche facile da prevedere. L'avevo previsto persino io. Forse nel 2019 pubblicai un articolo di cui ho parlato in qualche altra puntata, ma lo cercate e lo trovate facilmente su internet, in cui, dopo aver visto Joker, il film, io dicevo: attenzione, perché questa nostra severità eccessiva, pur non avendo l'autorità, l'autorevolezza per farlo, porterà a qualcosa di molto violento, quello che nel film si intravedeva. Oggi invece stiamo leggendo questo articolo molto lucido di Fioravanti, di questo preside, questo dirigente scolastico, Giovanni Fioravanti, formatore e dirigente scolastico, che ci mette in guardia di nuovo. Stava citando Lyotard, per cui la postmodernità ha messo in crisi questo carattere principalmente narrativo del sapere, tanto da delegittimare i luoghi del suo racconto e della sua trasmissione. E dunque, leggo ancora in Fioravanti, un gran bene che le nuove generazioni siano naturalmente digitali, perché non è più la trasmissione che li collega ai saperi, ma la connessione per avere accesso alle memorie e alle banche dati. Quindi in questo articolo di Giovanni Fioravanti viene sottolineata questa mancanza di autorevolezza del sistema che ancora proponiamo, il sistema educativo che ancora proponiamo ai giovani. Non ci siamo resi conto, eravamo così presuntuosamente contenti della modernità in cui eravamo, che non ci siamo resi conto dell'arrivo della postmodernità. E oggi, scrive ancora Fioravanti, abbiamo bisogno di laboratori di istruzione, di botteghe di istruzione, di luoghi dove ci si attrezza ad apprendere, a conoscere innanzitutto se stessi, non di cattedre e di classi anagrafiche educanti. Laboratori, perché conoscere significa negoziare, lavorare, discutere, battersi con l'incognito, che si ricostruisce senza sosta, giacché ogni soluzione di un problema produce una nuova questione. Quindi vedete che abbiamo necessità di una riorganizzazione del nostro rapporto con i giovani, e se quello che sta accadendo è diventato così grave, bisognava immaginarlo. Non si può fingere di essere diversi da ciò che si è. L'educazione, il passaggio avviene non certo per consiglio né per induzione, ma avviene per emulazione. Il giovane, se vede delle vite felici, si comporterà nello stesso modo dei docenti o dei genitori affinché anche la sua vita sia felice. Se vede dei comportamenti devianti, molto facilmente ripeterà quei comportamenti devianti. Quindi quello che sta accadendo ha un'origine e noi siamo nell'origine, quindi dobbiamo renderci conto di tutto questo. Ancora nell'articolo di Giovanni Fioravanti si legge: allenarsi alla conoscenza,
usarne gli strumenti, possederli anziché esserne sottomessi, sono le strade per attrezzare i giovani a gestire se stessi, esercitati fin da piccoli a misurarsi con le loro dinamiche, contraddizioni e aspirazioni, a costruire se stessi lontani da ogni tentativo di educarli per conformarli ad essere ciò che non sono e non saranno. Se avete seguito la prima parte del programma, nella prima parte Giovanni Fioravanti parlava proprio di questa idea che l'adulto ha: siccome ho questo equilibrio in cui sto bene, devo cercare di fare in modo che l'adolescente, che può essere, che è un'incognita, non si discosti troppo da tutto ciò, altrimenti viene a rovinare il mio equilibrio. Molavi, teologo e poeta mistico persiano del XIII secolo, scriveva che gli amanti non hanno bisogno di incontrarsi da qualche parte perché sono l'uno nell'altro, l'una nell'altro da sempre. E così avviene, dice Giovanni Fioravanti, anche per adolescenti e adulti. Sono l'uno nell'altro da sempre, ognuno con la propria singolarità. Tutto ciò che nel tempo abbiamo costruito nel rapporto con le nuove generazioni altro non è che una sovrastruttura, la quale ha finito sempre più per allontanarci dalla possibilità di comprendere questa semplice verità che era sotto i nostri occhi. E la conclusione di questo articolo di Giovanni Fioravanti è necessario che gli adulti ritrovino se stessi e che gli adolescenti siano forniti dell'istruzione, dall'istruzione, degli strumenti che portano al sapere e a disporre del potere del proprio corpo e del proprio cervello per essere liberi di decidere e di scegliersi la propria adultità. La pioggia scende fredda su di te. Pesaro, una donna intelligente, forse è vero, ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Provare. Ricordami, le olive sono buone. Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. Ti spaccherò la faccia se non mi dai cuore. Ma non mi importa se non mi ami più. E non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare. Dovrò soltanto imparare. Prego dimmi che cosa mi manchi a fare, tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare, ti prego dimmi. Ma io ti dichiaro dentro una TV che io da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio, volevo solo scomparire in un abbraccio, confondermi con soltanto imparare a camminare se non ci sei tu. Stiamo parlando, amici, oggi di quanto sia impossibile immaginare un cambiamento dell'atteggiamento dei nostri giovani se non si modifica da parte degli adulti la propria consapevolezza, cioè la consapevolezza di aver creato un mondo degradato non solo nei comportamenti ma persino negli spazi e nella bellezza dei luoghi che noi viviamo. Io leggo sui vari giornali, anche sulle riviste specializzate, di questo piano scuola 4.0. Il Ministero dell'Istruzione
investe in questa scuola 4.0. Io però la 2.0, la 3.0 non l'ho ancora vista. La scuola ha investito, il ministero investe 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Nella maggior parte delle scuole ci sono ancora i banchi degli anni 60-70, se sono stati rinnovati sono stati fatti nelle stesse dimensioni e con gli stessi materiali, per cui noi vediamo questi ragazzi nei licei, soprattutto nelle scuole superiori, questi ragazzoni che hanno difficoltà a stare 6 ore seduti su quelle sedie e a quei banchi. Non è più il tempo di immaginare qualcosa del genere. C'è questa idea di aula innovativa dell'architetto Stefano Boeri, che ha realizzato privatamente con Napisan un'idea di una scuola che possa essere immaginata in altro modo, ma noi abbiamo difficoltà persino da un punto di vista proprio della sicurezza dei nostri edifici scolastici. Ma oggi non vorrei parlare di questo, dell'edilizia, ma del fatto che se la scuola va in questa direzione poi abbiamo difficoltà a immaginare che non ci possano essere le conseguenze come quelle di Palermo, come quelle di Caivano, eccetera eccetera. Quando c'è il degrado visibile, quando c'è tutto questo, è difficile immaginare che non ci sia il degrado anche dell'anima. Quirino Principe, musicologo, in un articolo di almeno 20 anni fa sul domenicale del Sole 24 Ore, diceva che in alcuni stati in cui la civiltà è veramente alta, forse si riferiva all'Austria, hanno capito che la pulizia delle strade e la bellezza dei luoghi comuni è molto più importante della giustizia, della sanità, di tutte queste cose qui su cui noi pretendiamo attenzione da parte dei governi. Se c'è un'attenzione di questo genere, tutto è conseguente, persino la reazione e il comportamento dei nostri ragazzi, che non sono figli del nulla, e anzi, se sono figli del nulla, il nulla siamo noi. Ho perso tutto, tutto d'un botto. Ho svuotato le tasche, c'era Caterina che mi guardava da sopra sotto col viso dell'anno scorso. Che noia era la primavera, ma prima di lei niente c'era. E adesso brucio come una candela, una pessima, pessima cera. Sei come sei, ma non sei come vorrei. Io e lei eravamo più belli. Quello che ti do non è quello che dovrei, ma che vuoi? I giorni sembrano martelli. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Sono il tipo da stare tipo sdraiato a capirne il motivo. Per stare in piedi tra mille piedi nello stesso vestito. Voglio solo stare bene, voglio solo stare bene. Ritrovare il mio colore, ritrovare il mio colore. Voglio solo stare bene, voglio solo stare bene. Ritrovare il mio colore, ritrovare il mio colore. Sei come sei, ma non sei come vorrei. Io e lei eravamo più belli. Quello che ti do non è quello che dovrei, ma che vuoi? I giorni sembrano martelli. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Ritrovare il mio colore, voglio solo stare bene, voglio solo stare bene, ritrovare il mio colore, ritrovare il mio colore. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa. Sei come sei, ma non sei come vorrei. Io e lei mi sparo in testa, più belli.
sembrano martelli. Ma io vi leggo queste cose e poi vi dico come la penso. Le azioni del piano scuola 4.0. Azione 1, Next Generation Classrooms, trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Azione 2, Next Generation Labs, realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro in tutte le scuole secondarie di secondo grado. Tutto è bello ciò che è bello, ma se noi ancora costringiamo i nostri ragazzi a 5 verifiche alla settimana, se assegniamo ancora 50 esercizi di matematica o 50 frasi di latino da tradurre per il giorno dopo, non tenendo conto che la scuola di 30 anni fa dava a questi, ai ragazzi di allora il 95% dell'offerta formativa, per cui uscendo da quelle scuole con la media del 10 si entrava in società con 9,5. Oggi la scuola offre soltanto il 35% dell'offerta formativa, per cui con una media del 10 si esce a competere con gli olandesi, con i belgi, eccetera, con 3,5. E se noi non riusciamo a comprendere questo, se non immaginiamo che la scuola deve dare qualcosa in più e soprattutto deve dare il tempo libero a questi ragazzi per poter fare altre cose, noi non andremo da nessuna parte. Quindi è inutile fare questi bellissimi laboratori se poi li teniamo in classe all'interrogazione e diamo, diciamo così, delle nostre 130 ore, parlo dell'insegnamento dell'italiano, se siamo costretti a utilizzare almeno 40 di queste 133 ore per le verifiche, probabilmente non andiamo da nessuna parte. Io non penso che Socrate e che Platone ai loro discepoli, dopo aver passato con loro tutta la mattina, utilizzassero 2 ore di questa mattinata per verificare le loro conoscenze, se avevano fatto i compiti il giorno dopo. Non penso, né avevano argo con cui giocare alla fine dell'ora. Tutto questo per te, per quel che verrà, anche senza di me. Siamo acqua che va in un fiume che è già tutta l'umanità. Lascia dietro di te tutto il nero che c'è, ora vieni con me. Tutto questo è per te, perché fine non è. Noi siamo evoluzione. Stiamo facendo Tecnica del Pensiero sulla responsabilità degli adulti per quanto riguarda ciò che violentemente sta scoppiando nel mondo degli adolescenti. E siamo arrivati a un punto in cui l'osservazione è quella
sul 5 lezioni leggere sull'emozione di apprendere, un libro di, della dottoressa Lucangeli del 2019. Lucangeli invita gli insegnanti a concentrarsi di più sugli stati d'animo degli studenti mentre apprendono. Dice, virgolette, a scuola come nella vita cresce ciò che semini. Se un bambino impara con gioia, nella sua memoria resterà traccia dell'emozione positiva che gli dirà ti fa bene, continua a cercare. Se un bambino impara con gioia, impara di più e meglio. Il bravo maestro è colui che aiuta, che dà fiducia e coraggio, non che ingozza e giudica, somministra e verifica. Guardate che la nostra scuola sta diventando sempre più competitiva, ci sono sempre più attacchi di panico, ci sono sempre più crisi d'ansia, questo lo dico io. E ritorniamo però al libro della dottoressa Lucangeli, perché scrive che gli studenti italiani stanno parecchio male. Tempo fa è stata istituita una commissione ministeriale per lo studio del livello di benessere e malessere nelle scuole italiane, alla quale ho partecipato. Quando abbiamo cominciato ad analizzare i dati, ci siamo agitati tutti. I numeri sono impressionanti. Il 27% del campione italiano sta così così, non bene. Il 73% sta male. E all'interno di quest'ultimo gruppo, il 60% non ha ricordo di essere mai stato bene in classe. Più tragico di così, io non so cosa devo raccontarvi. Allegria, allegria del tempo che passa, ma dove va a finire il tempo che passa? Oh, macchinina che tagli la ferrovia con allegria, quanta allegria. Passa anche la poesia come una cometa che lascia la scia, e se sto bene solamente se sto male, quello che mi resta è la malinconia. Ma che cosa vuoi che sia questa stupida paura di stare bene, la mia malattia? Oh, allegria, allegria del vento che passa, ma dove va a finire quando passa? Vita che voli veloce, sei solo mia di questo uomo, se questo è un uomo. Passa anche la poesia come una cometa che lascia la scia, e se sto bene solamente se sto male, quello che mi resta la malinconia. Ma che cosa vuoi che sia questa stupida paura di stare bene, la mia malattia? Oh, allegria, allegria della voglia che passa, ma dove sei finita? Cosa che non ti basta mai, 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 mai? Vita che passi mi farei morire fino alla fine, io te fino alla fine. Passa anche la poesia come una cometa che lascia la scia, e se sto bene solamente se sto male, quello che mi resta è la malinconia. Ma che cosa vuoi che sia questa stupida paura di stare bene, la mia malattia? Questa stupida paura di stare bene, la mia malattia. Questa stupida paura di stare bene, la mia malattia. E beh, forse le prossime due puntate saranno proprio su questo, sulla scuola senza valutazione del liceo Morgagni, che sta ottenendo grandissimo successo. I ragazzi che hanno fatto i 5 anni di liceo senza valutazione
non hanno vissuto crisi di panico, attacchi di panico, crisi d'ansia, eccetera, e nei 3 anni successivi ai 5 anni di liceo senza valutazione hanno ottenuto gli stessi risultati all'università di quelli che hanno avuto la valutazione. Ma torniamo alla dottoressa Lucangeli. Vita, questo giornale, le chiede perché secondo lei c'è questo malessere fra i giovani. Sembra che una delle cause di questo malessere sia il carico richiesto ai ragazzi. I dati rilevano che allo studente viene chiesto di imparare troppo in poco tempo, senza passione, con l'ansia di dover rendere conto, la frustrazione di non riuscire, la sensazione di perdere tempo per cose più utili e piacevoli. Di fronte a tutto ciò, dice ancora la Lucangeli, il cervello è costretto a spendere energie per qualcosa che non provoca benessere, bensì allerta, e il problema perciò è duplice: il carico cognitivo è inadeguato per quantità, i nostri ragazzi vengono ingozzati, e per qualità a loro chiediamo continue prestazioni. È la prima volta che questo aspetto viene identificato nella scuola italiana. E vedete che io non voglio mettere direttamente in relazione tutto questo con quello che sta accadendo, no? Con quello che avevo già immaginato in quell'articolo di cui vi dicevo, che ho scritto 3 anni fa e che dicevo appunto la scuola della valutazione e l'arrivo di Joker. Lo trovate, guardate, non è stato facile prevedere tutto quanto sta accadendo ora. Ma che cosa dice ancora Vita, che cosa chiede Vita alla dottoressa Lucangeli? Quello che naturalmente viene chiesto a me ogni volta che tiro fuori questi discorsi. E allora che facciamo? Cancelliamo i voti e le pagelle? La dottoressa Lucangeli risponde: niente affatto, io non sono paladina di una scuola facile, semplificata, ma di un sistema di didattica e valutazione capace di ottenere autenticamente il meglio. Per fare questo non ci vogliono le schede, non ci vogliono i libri, ci vuole una maggiore consapevolezza professionale e coscienza di come si insegna. Invece purtroppo, quando si pensa a come accompagnare uno studente verso il successo scolastico, di solito ci si concentra su come presentare un determinato argomento, come favorirne la comprensione e la memorizzazione, ma non ci si sofferma mai a sufficienza sugli stati d'animo degli studenti mentre apprendono. Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha capito. Santa Lucia, per chi beve di notte e di notte muore e di notte legge e cade sul suo ultimo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro, che hanno perduto l'anima e le ali. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. Per le persone facili che non hanno dubbi mai. Per la nostra corona di stelle e di spine. Per la nostra paura del buio e della fantasia, Santa Lucia. Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata, è un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona, perché va da lontano, fa chi gli sia dolce, anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine. E
siamo alla fine, amici di Indiagonale. Abbiamo fatto atletica del pensiero su quanto accaduto in questi ultimi mesi, la violenza negli adolescenti e sulla colpa che noi adulti dobbiamo sentire sulla nostra pelle. Nelle prossime due puntate tornerò a parlare della scuola senza valutazione. Io penso che una scuola senza valutazione e soprattutto una scuola senza compiti a casa darebbe ai nostri ragazzi davvero la bellezza del tempo libero, probabilmente devono essere guidati un po' anche nel tempo libero, ma tutto ciò che si apprende dalla noia, si apprende dalla bellezza che si vede nella vita delle persone che leggono, che ascoltano musica, che suonano, che vanno a teatro, eccetera. Dovremmo imparare a portare fuori dalla scuola le cose belle che ci sono, cioè dovremmo portare nella società i poeti, la musica, il teatro, la storia dell'arte, la scienza, le vite degli scienziati che hanno dedicato tutta la loro esistenza. Dovremmo portare tutto questo fuori, invece stiamo portando all'interno della scuola tutto ciò che di brutto c'è nella società, e cioè la competizione, il tentativo di fregare il prossimo senza alcuna remora morale, e quindi i ragazzi sentono questa assoluta stupidità che noi proponiamo, questa dicotomia stupida dell'educazione civica a scuola e poi del lavoro a nero, dell'evasione fiscale, del fregare il prossimo, dell'urlare dalla macchina, addirittura dallo scendere a uccidere l'altro automobilista quando siamo in coda e non riusciamo a gestire noi stessi. Tutto questo lo stanno pagando i nostri ragazzi. Nelle prossime due puntate vi parlerò della scuola senza valutazione. Non sono due puntate da insegnanti, sono due puntate da adulti, vi prego di seguirle. Un abbraccio, alla prossima. Abbiamo ascoltato In Diagonale, l'atletica del pensiero di Giovanni Petta. Guarda come piove in diagonale sui miei pensieri e sulle tue parole, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul mio imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Guarda come piove in diagonale, senza l'ombrello l'acqua bagna i sogni. Piove sul terrazzo dell'estate, sulle promesse ormai dimenticate. Ma poi c'è il sole, luce, gioia vera, c'è il vino degli amici e della sera, e l'erba di collina torna verde, e il verde prende luce e poi risplende. L'odore della terra alle narici, gli uccelli in volo sembrano felici. Ecco il mare luccica lontano, è un mare ancora freddo, molisano. Guarda come piove in diagonale, sulla pineta, gli orti, dentro i muri, a secco, ai muriccioli di confine. Piove sulla mia voglia di partire, e piove, piove, piove in diagonale. Piove sulle canzoni da cantare, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul tuo imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Ma poi c'è il sole, luce, gioia vera, c'è il vino degli amici e della sera, e l'erba di collina torna verde, e il verde prende luce e poi risplende. L'odore della terra alle narici, gli uccelli in volo sembrano felici. Oh, ecco il mare luccica lontano, è un mare ancora freddo, molisano. Thank you.